Chi sei? Marco Florian, uno studente del Politecnico di Torino. E cosa ti è successo? Praticamente 6 mesi fa ho deciso che il mio vecchio cellulare non andava più bene, avevo bisogno di uno che si potesse collegare a internet, a WhatsApp, alla mail. Allora mi sono documentato un po' su internet su quale fosse il dispositivo più adatto alle mie esigenze, non costasse troppo e fosse decente dal punto di vista dell'estetica. Allora ho trovato un Lumia, ho visto il prezzo andava bene, era tutto ok. Vado a cercare sui vari siti di annunci come eBay oppure subito.it un annuncio che mi ispirasse. E come fai a sapere se che strumenti utilizzi per sapere se un annuncio è affidabile oppure no? Di solito controllo in primo luogo se ci sono delle foto, e quello già è un buon indice, perché se il venditore si è dato da fare per fare delle foto e sono delle foto che sembrano vere, non prese da qualche altra parte, mi va bene. Poi guardo se come è strutturato l'annuncio, cioè se è tutto ben delineato, scritto bene, con tanti dettagli. Normalmente un venditore che comunque ci tiene all'oggetto, vuole diciamo venderlo, sembra non essere una fregatura, e quello è anche un buon indice. Allora ho trovato un annuncio che mi sembrava andare bene, ho contattato il venditore, ci siamo incontrati, ho controllato che l'oggetto rispettasse, andasse bene, era praticamente nuovo, pagato, preso, per un mesetto è andato perfettamente, intanto che l'ho fatto cascare nella tromba dell'ascensore e a quel punto è morto. E quindi dovevo prendere un altro cellulare, mi ero trovato con quel Lumia, e quindi ne ho cercato un altro sempre con gli stessi mezzi, eBay annunci e subito.it. Ho trovato un altro annuncio che mi ispirava, ho contattato il venditore per mail, sembrava tutto ok, gli ho lasciato il mio numero, lui mi ha contattato con un numero privato, ci siamo messi d'accordo su dove incontrarci, eccetera, ci siamo incontrati, ho controllato il dispositivo, ho provato con la mia SIM cose varie, andava tutto bene, aveva righe, eccetera. Mi ha fatto pure uno sconto di 10 euro e l'ho preso, e per un bel po' di tempo è andato tutto bene, intanto che ad un certo punto si è bloccato, cioè non si connetteva più alla rete e quindi non potevo usarlo, non si connetteva alla rete, quindi no telefonate, no messaggi, no internet, era praticamente un cellulare inutile. Ma avevi notato qualcosa di strano? Sì, diciamo che due cose non mi avevano proprio ispirato: il fatto che mi ha sempre chiamato con un numero privato, questo mi faceva strano, però va bene. Poi la seconda cosa è che mi abbia proposto lui uno sconto di 10 euro, cosa che mi sembra stranissima per un venditore. E quindi queste due cose mi hanno lasciato perplesso, ma il cellulare funzionava e l'ho preso. E a quel punto cosa hai fatto? A quel punto ho deciso di andare al Nokia Service per vedere un po' cosa mi dicevano loro. Nokia se l'è tenuto per 3 settimane per vedere cosa aveva. Alla fine me l'hanno ridato senza nulla di fatto, mi hanno detto che per loro funzionavano, le antenne funzionavano, era tutto ok per loro. La commessa che lì me l'ha consegnato, a cui ho chiesto spiegazioni, mi ha chiesto: ma per caso l'hai preso usato il cellulare? Io faccio sì. Perché? E lei mi fa: magari quello che te l'ha venduto l'ha preso con un abbonamento, uno di quelli di tipo 5 euro al mese, ad un certo punto ha smesso di pagarlo e quindi l'operatore gli ha bloccato il dispositivo. A quel punto ho deciso di andare a vedere un po' da Wind, che era l'operatore con cui era stato preso sto cellulare, cosa mi potevano dire. A Wind è stato un fiasco totale, perché praticamente io sono entrato con l'intenzione di risolvere questo problema, invece la commessa che c'era lì da Wind voleva solo vendermi un cellulare. Fatto sta che ho perso solo tempo, non ho avuto nessun aiuto e il problema non è stato risolto. E come hai provato a risolvere il problema?
A quel punto ho cercato su internet cos'era l'email, perché mi hanno detto che l'email era stato bloccato, e ho scoperto che l'email è un po' come il DNA di un cellulare. Quindi ogni cellulare ha un proprio email personale che lo contraddistingue da tutti gli altri. L'email è importante quando, ad esempio, ti rubano il cellulare, tu vai alla polizia, gli dai questo codice, loro bloccano questa email, che è il tuo email, quello del cellulare rubato, entra in una blacklist nazionale e quel cellulare, anche cambiando SIM, non può più connettersi alla rete. Quindi, guardando un po' su internet, ho trovato che volendo si può, diciamo, cambiare questo email, però innanzitutto è illegale, e si capisce bene il perché se tu denunci un cellulare rubato e ti blocchino l'email, se il tipo che te l'ha rubato può cambiarlo, direi che non va bene. In secondo luogo, non è proprio una cosa semplicissima cambiare l'email, e quindi questa, diciamo, la variante non troppo legale, che ho scoperto non essere troppo legale, l'ho cancellata, e ho guardato un po' se si poteva, tipo, chiedere a Wind se me lo potevano sbloccare, visto che io non c'entravo niente questo blocco dell'email. Ho trovato che, volendo, Wind te lo può sbloccare, tu devi inviargli una lettera con scritto: questo cellulare adesso è di mia proprietà, mi potete sbloccare l'email. Però innanzitutto era una lettera, quindi dover scrivere, cioè dover fare una lettera, francobollo, posta, una cosa lunga, sarebbe stato molto più comodo o una mail, addirittura un fax, meglio. In secondo luogo, io ho pensato, ma allora, come faccio? Ci sono due possibilità per il blocco dell'email: o sto cellulare è stato rubato, oppure il tipo prima di me non ha finito di pagare il contratto. Allora, se non ha finito di pagare il contratto, poi magari sono rogne mie perché devo pagare il contratto, una penale, non lo so. Se l'ha rubato, come faccio a dimostrare che non l'ho rubato io, oppure che l'ho comprato pur sapendo che era stato rubato? Grane. Quindi a quel punto ho considerato il cellulare andato e mi sono messo l'anima in pace. E quindi per il futuro come pensi di regolarti con gli acquisti di materiale usato online? Beh, allora, ho capito una cosa, che c'è questa, diciamo, nuova truffa, comunque io non conoscevo, riguardante i cellulari. Magari uno lo prende con un abbonamento, paga un mese o due, poi lo rivende, il cellulare visivamente non ha nessun problema, però il mese dopo lui non paga e l'operatore magari te lo blocca. E quindi con i cellulari comprarlo usato è un po' rischioso. Mentre tipo con materiale fotografico a cui sono abituato non c'è assolutamente nessun problema, cioè se un obiettivo non è ammaccato, lo provi e funziona, continuerà a funzionare, c'è assolutamente nessun problema di comprare materiale usato tipo fotografico. Bisogna, diciamo, sapersi regolare e poi vedere un po' caso per caso. E in questo caso come sei riuscito a risolvere poi il tuo problema? Il mio problema, vedendo che alla fine il recuperare questo dispositivo qua, il secondo, mi rischiava più rogne che altro, sono messo in pace per la seconda, il cuore in pace per la seconda volta, e a quel punto sono andato a MediaWorld e ne ho comprato un altro.